La Cina, caratterizzata da un'economia socialista di mercato, è cresciuta con una media del 10% negli ultimi 30 anni, trasformandosi così da arretrata economia agricola a fabbrica del mondo. Anche le aziende del comparto tecnologico sono state caratterizzate da questa crescita esponenziale. Quella che negli ultimi tempi risulta maggiormente sotto le luci della ribalta è Alibaba, che con i suoi meccanismi e i suoi risultati finanziari ha totalmente ridefinito il sistema di corporate governance cinese, aprendolo verso nuovi orizzonti. Per capire la corporate governance cinese è necessario fare un inevitabile riferimento al contesto geopolitico del paese. Lo Stato è divenuto attore principale dell'economia cinese, sotto forma di organo di controllo e di regolamentazione del mercato, solo dopo due grossi scandali societari, spostando l'attenzione sui meccanismi di corporate governance, perché ben presto comprese che questi avevano un enorme deficit rispetto al resto del mondo. Tra il 2000 e il 2005 i prezzi dei titoli azionari del mercato cinese subirono un crollo incredibile, instabilità che non andava parallelamente alla crescita economica. Il PIL cinese cresceva di 8 punti percentuali l'anno, costantemente, almeno dal 1990. I due scandali sono stati quello della Yingguangxia, che negli anni 2000 vide lievitare il prezzo del proprio titolo azionario di oltre il 400%, emerse poi una falsificazione dei documenti contabili al fine di dimostrare un profitto del tutto fraudolento. E un altro, quello della Sanju Pharma, che attraverso un meccanismo di transazioni fittizie arrivò alla sottrazione di circa il 96% del capitale sociale. È stato proprio a causa di tali turbolenti avvenimenti sul mercato azionario che lo Stato e le autorità di regolamentazione sono giunti alla consapevolezza della necessità di iniettare nel sistema buone pratiche di corporate governance. Allora, analizzando la corporate governance cinese, è possibile individuare alcune caratteristiche interne ed esterne al sistema. Interne, inevitabilmente in riferimento al modello di corporate governance renano, a cui quello cinese si avvicina molto, seppur con differenze di non poco rilievo. Troviamo una presenza congiunta e forte delle banche, dei sindacati e dei dipendenti, mentre dando evidenziazione al governo in senso stretto, il modello cinese è una sorta di copia del sistema renano, tranne che per il rapporto gerarchico degli organi. Nel modello cinese sia il consiglio di amministrazione che il consiglio di sorveglianza sono nominati dall'assemblea degli azionisti e posti sullo stesso piano. Ciò mette in dubbio il potere che dovrebbe avere l'organo di controllo, consiglio di sorveglianza, sull'organo di gestione, consiglio di amministrazione, proprio perché lo stesso abbia efficacia in un'ottica di salvaguardia degli interessi di tutti gli stakeholders. La differenza richiamata con il modello renano sta proprio nel rapporto gerarchico tra organo di controllo e organo di gestione, che in tale modello è discendente. Il consiglio di sorveglianza nomina o ha facoltà di revocare il consiglio di amministrazione. Le caratteristiche esterne. Ecco che emergono quegli aspetti e limiti del contesto geopolitico cinese. La legislazione, come anche i meccanismi di mercato in Cina, sono deboli. Il sistema legislativo sulla carta tutela gli azionisti come in altri sistemi, ma di fatto lo Stato ne impedisce l'applicazione. I meccanismi di mercato non emergono a causa del controllo del sistema bancario. È proprio lo Stato cinese, dunque, a spingere perché si ricorra a capitali bancari invece che al reperimento di capitali direttamente sul mercato azionario. Ma che cosa hanno in comune il gigante Alibaba fresco di ricca IPO a New York, che apre due banche private grazie a una consociata e con il placet del regolatore cinese, e la protesta pacifica della vicina Hong Kong delle ultime settimane? Sono due facce dell'immane sforzo del colosso cinese di fronte alla graduale apertura verso la globalizzazione. La sfida più grande per Pechino di questi tempi è accompagnare il graduale ingresso della propria ribollente economia nel sistema finanziario internazionale senza strattonare troppo la stabilità di un paese che è più di continente e ha problemi di ampiezza e senza escludere a priori riforme che avranno indirettamente anche risvolti prima o poi politici. Per questo Alibaba e Hong Kong sono due storie parallele che meritano di essere seguite con attenzione e molto da vicino. Siamo partiti con il nostro lavoro dall'Italia, analizzando il caso della famiglia del Vecchio con Luxottica, per giungere fino a Wall Street, dove la stessa Luxottica è quotata e dove abbiamo trovato una realtà tanto ancor più interessante quanto complessa, che negli ultimi mesi ha riempito i portafogli degli investitori internazionali, allargando così le prospettive degli stessi e del gruppo cinese ad obiettivi sempre più ambiziosi. Porre la nostra attenzione sulla storia di una delle aziende che oggi più che mai ha segnato ancora una volta la potenza della Cina nel mondo sarebbe limitativo nei confronti di ciò che le persone che stanno dietro Alibaba hanno realizzato in meno di un ventennio. Lasciando che la storia sia un mero racconto destinato ad altri campi di interesse accademico, vogliamo porre la nostra attenzione sul ruolo di Jack Ma, fondatore e presidente di Alibaba. Jack, soprannome datogli da un turista americano, è sempre stato definito come un inarrestabile primus inter pares. In molte interviste ha affermato: «Io non ho mai avuto paura dei miei avversari, anche se molto più grandi di me».
A segnare la sua vita non è stato di certo il titolo accademico, ottenuto con non poche difficoltà nel 1988 presso l'Hanzhou Teacher Institute, né tantomeno la serie di porte chiuse che si è trovato ad affrontare nella realizzazione del suo sogno, diventare un insegnante d'inglese. I larghi orizzonti di veduta offerti alla cultura americana e le sconfinate opportunità offerte al mondo di internet, mondo in cui il giovane Jack si è affacciato ben presto divenendone uno dei pionieri, diverranno i principi fondanti di una delle più grandi aziende che ha rivoluzionato il commercio online. Alibaba è l'azienda di commercio elettronico più grande del paese e secondo determinati parametri anche la maggiore al mondo. I tre siti web principali che fanno capo a Alibaba sono Taobao, Tmall e Alibaba.com. Altre società facenti parte del gruppo che si occupano però di servizi finanziari sono Alipay e Yuebao. La società nasce dal brainstorming di 18 amici tra le mura di un piccolo appartamento, con l'intento di aprire le porte, come narra anche la leggenda di Alibaba e i 40 ladroni del fiorente mercato di internet, alle piccole e medie imprese cinesi e non, che altrimenti, a causa delle dimensioni ridotte, difficilmente sarebbero riuscite ad imporsi sul mercato. Sulla falsariga delle aziende nate nella Silicon Valley americana, mantenendo quindi un certo senso di spensieratezza e divertimento, ma enfatizzando la rigorosa cultura del non arrendersi mai, Jack ben presto susciterà l'interesse di grandi aziende internazionali, cooptando così cospicui investimenti. Questi gli permetteranno di creare uno dei gruppi cinesi che ha segnato la storia e l'evoluzione del sistema finanziario e dei meccanismi di corporate governance ad essi annesso. Il primo vero sostegno economico-finanziario all'azienda cinese fondata da Jack Ma è stato frutto dell'interesse dell'americana Goldman Sachs e della giapponese SoftBank, rispettivamente con 5 milioni e 20 milioni di dollari. Se Alibaba oggi merita tutta la nostra attenzione, ciò è dovuto agli effetti generati dalla IPO e dai sistemi di corporate governance ad essa riconducibili. Il 6 maggio 2014 la società cinese e-commerce Alibaba Group annunciava che si sarebbe quotata in borsa negli Stati Uniti con un'offerta pubblica iniziale, che successivamente si è rivelata essere la più grande nella storia di Wall Street. Secondo gli analisti di mercato, il valore complessivo di Alibaba ante quotazione si aggirava intorno a 200 miliardi di dollari. Alibaba inoltre annunciava di voler vendere le proprie azioni per un valore di almeno un miliardo di dollari. Tale valore, in seguito alla quotazione, ha superato di gran lunga le aspettative degli analisti di mercato. L'IPO di Alibaba si è infatti attestata alla cifra record di 25 miliardi di dollari. L'operazione dimostra l'enorme potenzialità che la Cina può ancora esprimere per quanto riguarda Internet, in particolare per le vendite online. Il 19 settembre 2014, dopo aver superato tutti i controlli sui conti e sulla correttezza dell'operazione finanziaria a cura della Security Exchange Commission, Jack Ma ha potuto pronunciare il suo «Apriti Wall Street», lasciando che la Alibaba Group facesse il suo esordio nel mercato borsistico nell'indice cinese con il titolo Baba. Quel giorno il suo leader affermò: «Oggi non otteniamo solo denaro, ma la fiducia delle persone», frase che richiama sicuramente i principi della stewardship theory. Questo filone teorico sembra rispecchiare in pieno l'idea di Jack Ma. Infatti, in una lettera scritta ai suoi dipendenti il giorno della quotazione sulla borsa di Wall Street, egli diceva: «Noi continueremo a seguire il principio, prima i clienti, poi i dipendenti ed infine gli azionisti». A questo punto un parallelismo con il caso Luxottica è d'obbligo. Così come Jack Ma, anche la famiglia Del Vecchio ha continuato a portare avanti l'idea di una proprietà non motivata esclusivamente da interessi economici, ma anche dal desiderio di costruire qualcosa che, perdurando nel tempo, lasci vivo il ricordo della propria storia. Jack Ma, in seguito all'IPO, è diventato l'uomo più ricco della Cina. Hello, I'm Jack Ma, founder and chairman of Alibaba Group. 15 years ago, 18 founders in my apartment had a dream that someday we can build up a company that can serve millions of small business. Today, this remains our mission, to make it easy to do business anywhere. At Alibaba, we fight for the little guy, the small businessmen and women, and their customers. Our role is simple. Through our ecosystem, we help merchants and customers find each other and conduct business on their terms and in ways that best serve their unique needs. We help merchants to grow, create jobs, and open new markets in ways that were never before possible. Today, 15 years passed, we grow so significantly and have become a household name in China. And soon, we're ready for the world to know us. I'm proud that we ignite innovation, create jobs, benefit customers, and help entrepreneurs fulfill their dreams. With Alibaba's platforms, people are improving their lives today and have hope for a better tomorrow.
From our humble beginnings and throughout the past 15 years, Alibaba has changed commerce in China. Our business has grown, but we never lost sight of our customers. Focusing on solving their problems leads to the best outcome for our business. Alibaba has come a long way, but we want to be a company that can last 102 years. We still have 87 years to go. And we believe one thing, today is difficult, tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow is beautiful. So we have to work very hard in order to survive the long journey. Soffermandosi sui giorni nostri, nel 2013 Ma lascia il ruolo di CEO, rimanendo all'interno dell'azienda solo come presidente. Bisogna comunque segnalare che al contempo i siti afferenti al gruppo di Alibaba hanno venduto merce per 248 miliardi di dollari, più di quanto abbiano fatto Amazon e il sito di Aste e eBay messi insieme. Grazie ai costi di gestione relativamente bassi, Alibaba riesce a ottenere grandi guadagni dalle sue attività, con cifre impensabili per grandi società di internet occidentali. L'utile netto dello scorso anno è stato di 3,56 miliardi di dollari su quasi 8 miliardi di dollari ricavati. Il margine di guadagno è stato quindi intorno al 45%, quasi tre volte quello di eBay, che è fermo al 17,8%. Oltre alle minori spese di gestione, Alibaba beneficia del sistema fiscale cinese con imposte meno alte. Degne di attenzione ma oggetto di opportuna digressione sono poi le motivazioni sul perché il gruppo fondato da Jack Ma non abbia concretizzato il ricorso ai capitali di rischio quotandosi nel mercato di Hong Kong. Alibaba inizialmente aveva provato a quotarsi in borsa, ma questo non è stato possibile perché l'azienda e l'autorità di controllo finanziarie non sono riuscite a trovare un accordo. Le motivazioni risiedono nel fatto che, nonostante non sia il principale azionista, Jack Ma vuole mantenere il controllo di Alibaba, cosa che è consentita negli Stati Uniti ma non dalle autorità della borsa di Hong Kong, dove vige la logica di un voto per testa, una logica che avrebbe certamente destabilizzato gli obiettivi accentratori di Ma. La scelta di Wall Street non è comunque dovuta solamente a questo aspetto organizzativo, perché gli Stati Uniti offrono più possibilità per quanto riguarda la raccolta di nuovi investitori e in generale le borse occidentali sono viste con meno diffidenza dagli azionisti europei e statunitensi. L'azionariato di oggi così è composto: il 3,2% di proprietà di Joseph Tsai, vice CEO di Alibaba, il 16,3% di proprietà di Yahoo, il 32,4% di proprietà della società giapponese SoftBank, che con i profitti generati dall'IPO ha avanzato addirittura una proposta di acquisto alla DreamWorks Animation, il 40,3% collocato nel mercato nelle modalità che a breve descriveremo e solo il 7,8% in mano a Jack Ma. Ma più di ogni altra cosa, gli elementi che hanno messo in risalto questa IPO come la più rivoluzionaria della storia sono da rintracciare nei meccanismi di governo espletati da Alibaba come gruppo, sia nelle tematiche riguardanti la leva creditizia e la leva azionaria. Pochi mesi addietro, l'evento che ha reso pubblica Alibaba, la stessa società ha preso in prestito 8 miliardi di dollari da ben 22 banche, che hanno facilitato questa operazione poiché ansiose di vedere il titolo Baba presto quotato sul New York Stock Exchange e di ottenere il mandato per negoziare i titoli presso i loro clienti. Ecco allora che al suono della campanella dell'apertura del mercato di Wall Street, la mattina del 19 settembre del 2014, 8 dei 25 miliardi sotto forma di obbligazioni sono stati collocati presso acquirenti istituzionali qualificati da quelle banche che in prima istanza si sono preoccupate di finanziare l'azienda di Jack Ma. Tra il pool di intermediari finanziari che hanno guidato questa operazione troviamo Credit Suisse Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan e Citigroup, che hanno goduto di commissioni pari all'1%, al quale va ad aggiungersi un ulteriore 1% sotto forma di incentivi. Il collocamento presso gli investitori istituzionali qualificati ha dato modo di assistere ai cultori del mercato finanziario ad un record altrettanto impressionante. La domanda da parte di questi soggetti è stata straordinaria, oltre 55 miliardi di dollari. Gli stessi proventi dei bond saranno utilizzati per rimborsare le linee di credito esistenti. Debuttando sul mercato obbligazionario, Alibaba ricorre a forme di finanziamento con capitale di credito che si aggiungono a quelle del capitale proprio. Ciò permette di ricondurre gli effetti di questo meccanismo all'effetto leva creditizia. Il soggetto economico utilizza, oltre al capitale di rischio fornito dagli azionisti di minoranza, anche il capitale di credito per finanziare parte delle attività delle imprese e in questo modo il capitale di rischio necessario risulta minore, l'indebitamento verso terzi aumenta.
aumenta, il tutto senza alterare i mezzi propri e quindi senza intaccare la proprietà di governo del gruppo. Uno strumento questo che ha permesso a Jack Ma di realizzare i propri intenti, detenere il controllo della propria creazione ma con una quota irrisoria, che a breve avremo modo di evidenziare analizzando la composizione dell'azionariato attuale del gruppo cinese, reso interessante dal ricorso ad un ulteriore meccanismo finanziario che riversa i suoi effetti sull'esercizio del potere sul gruppo. Infatti, la struttura della leva creditizia sarebbe riduttiva se Alibaba Group non ricorresse al meccanismo della leva azionaria. Il sistema di stock pyramiding messo in atto dal gruppo cinese ha delle caratteristiche che, per quanto possano essere ostili, sono brillantemente studiate a tavolino. Nonostante il governo cinese abbia vietato agli stranieri di possedere una partecipazione di maggioranza in quelle società che Pechino definisce industrie strategiche ed emergenti, tra le quali rientra il settore della tecnologia e quello delle telecomunicazioni, afferente all'azienda creata da Jack Ma, per aggirare l'ostacolo normativo e cooptare l'attenzione dei mercati occidentali, Alibaba permette agli investitori stranieri di esercitare un controllo indiretto su questa, mediante un raffinato stratagemma finanziario che va sotto il nome di VIE, Variable Interest Entity, o Entità di Interesse Variabile. Alibaba si è dunque dotata di una struttura societaria basata sulla partnership. Chi acquista le azioni afferenti al titolo BAVA su NSAI non compra in realtà una piccola quota della società, ma le azioni di una società, o meglio di un'entità, la Alibaba Group Holding, registrata presso le isole Cayman, collegata, che per contratto riceve i profitti da Alibaba e dai suoi asset, ma che di fatto non li controlla. Ciò si traduce nel fatto che gli investitori in Alibaba raccolgono sì i dividendi, ma non potranno esprimere un diritto di voice circa le strategie dell'azienda. Ciò a dar man forte al progetto volto ad accentrare il potere nelle mani di Jack Ma, il quale, tramite questa fitta rete finanziaria, assieme ad un pugno di membri del board, tra cui il cofondatore Simon Xie, mantengono il pieno controllo della società. Volendo porre particolare attenzione sulla composizione della governance attuale, nominata secondo quanto riportato nello statuto, in diverse percentuali dagli azionisti partner che detengono il capitale di comando, quali, oltre allo stesso Jack Ma, si segnala la giapponese SoftBank, che è chiamata a nominare un amministratore che avrà il diritto a ricevere avvisi e materiali per tutte le riunioni dei comitati, a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato per il controllo, il comitato per le remunerazioni, il comitato nomine e corporate governance e alle altre commissioni istituite dal CDA, il fenomeno che più ci ha interessato e che quasi certamente rafforza i meccanismi commerciali e di sviluppo di Alibaba Group risiede nella copresenza di diversi membri che siedono nel board di altre società di spicco. Questo fenomeno prende il nome di Interlocking Directorates, stesso meccanismo già affrontato nel caso Luxottica, ma ben più articolato nell'azienda fondata da Jack Ma. Nel dettaglio, oltre alla presenza dello stesso Ma, troviamo Chin Wan Tung, amministratore indipendente del gruppo Alibaba, nonché vicepresidente del 12th National Committee della Consulta Politica del Popolo Cinese, cofondatore della fondazione China-USA Exchange, ente promotore del commercio tra Cina e USA, nonché membro influente di diversi comitati universitari e di board di diversi intermediari finanziari degni di nota, Walter Temin Kwak, amministratore indipendente, consigliere di Motorola Solution, consigliere indipendente non esecutivo del Thunder Power Company, senza considerare i ruoli esecutivi ricoperti in passato in KPMG, Michael Evans, amministratore indipendente, che in passato dal 2008 al dicembre 2013 ha ricoperto il ruolo di co-CEO in The Goldman Sachs Group Incorporation, oggi attualmente risiede nel CDA di Right to Pay USA e di City Harvest. Jerry Yang, anche questo amministratore indipendente, che in passato è stato cofondatore e co-CEO di Yahoo Incorporation. Masayoshi Son, il quale oltre a sedere nel CDA di Alibaba, è CEO e fondatore della giapponese SoftBank, CEO di SoftBank Mobile, presidente di Sprint Corporation, il terzo operatore di reti wireless più grande degli Stati Uniti. Ma la strada per il successo di Alibaba non è così facile come si potrebbe immaginare. Infatti l'azienda da tempo deve difendersi da un'accesa competizione all'interno del mercato nazionale. I due maggiori competitors di Alibaba sono Tencent, leader nel campo del videogames e ben nota per il servizio di messaggistica WeChat, e Baidu, il più grande motore di ricerca online del paese. Inoltre, al di là della discutibile copresenza di membri influenti in più board, che comunque apportano dei benefici commerciali non indifferenti, sia il meccanismo di leva creditizia che di leva azionaria, adoperati da Jack Ma, presentano delle criticità che meritano di essere approfondite. Circa la leva azionaria, questo stratagemma potrà restare in piedi fin quando il governo cinese non lo dichiarerà illegale, in quanto, secondo il sistema di norme cinesi, questo meccanismo elude platealmente i divieti di investimenti esteri.
Ma al di là del rischio di legittimità, tale configurazione evidenzia un vizio di fatto che è riconducibile al trattamento degli azionisti che afferiscono capitale all'impresa. Se questi un dì vorranno far valere i propri diritti, dovranno farlo sulla base di contratti tra un'entità, e sottolineo entità, con sede alle isole Cayman, e un'azienda con sede in Cina. Il tutto poi dovrà essere ricondotto alle norme del sistema giuridico cinese. Secondo il giurista Steven Davidoff, sul blog Deal Book del New York Times, c'è il rischio che il fondatore scolleghi Alibaba dalla sua affiliata alle Cayman e lasci gli investitori con un pugno di mosche. Inoltre, la struttura dei VIE di Alibaba comprende 5 società operative locali, ognuna delle quali è detenuta all'80% dallo stesso Jack Ma e per il 20% dal cofondatore Simon Xie, tranne nel caso della Taobao Network, che invece per il 90% nelle mani di Ma. Ed è proprio questa sua struttura azionaria a due livelli ad aver rappresentato la causa delle bocciature di un primo tentativo di quotazione di Alibaba nella borsa di Hong Kong nel 2007, scelta che sarebbe stata più naturale per una società asiatica attiva soprattutto in Cina. Alibaba aveva dunque ricevuto il no dalle autorità di Hong Kong, non convinte dell'opacità del meccanismo di ripartizione azionaria. Ma vuole mantenere un azionato a due livelli per evitare che gli azionisti stranieri acquisiscano i voti di controllo, spiega Eric Hao, professore di economia alla CHE Hong Kong Graduate School of Business, dove Ma ha preso il suo MBA. Con questa struttura nessuno potrà comprare il 51% delle azioni e prendere il posto di Jack Ma. Un'operazione consentita negli USA, ma è vietato nel mercato azionario cinese. Hong Kong ha rifiutato questa struttura preoccupata per i diritti degli investitori, mentre il New York Stock Exchange e la Securities Exchange Commission sanno che negli USA il sistema legale è più efficiente e indipendente ed è in grado di contrastare i colpi di mano del management a danno degli investitori. Problemi di trasparenza, dunque, a carico di Jack Ma, ancora da chiarire, che tradotto vuol dire non si sa bene chi controlla Alibaba tra la Japanese SoftBank, l'americana Yahoo e i compagni fondatori cinesi fiscalmente rifugiati sulle isole Cayman. Mentre per quanto riguarda i meccanismi afferenti alla leva creditizia, sempre ben collegati ai meccanismi di leva azionaria attuati da Jack Ma, la Commissione USA China Economy and Security Review, un comitato chiamato a dare consulenza al Congresso americano sulle questioni economiche che riguardano Stati Uniti e Cina, ha asserito che la struttura legale del colosso cinese rappresenta uno schema complesso e ad alto rischio, vulnerabile a possibili abusi da parte di investitori cinesi in grado di portare importanti perdite per gli investitori americani. La holding alle Cayman infatti beneficia dei profitti del business cinese, ma di fatto è fuori dal controllo degli azionisti, nonostante grandi banche di investimento come Barclays, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank e JP Morgan siano coinvolte nell'operazione. Inoltre complessa è la ramificazione in oltre 29 società del gruppo costruito da Jack Ma, di cui il sito di Alibaba è solo la punta dell'iceberg, il quale non permette agli investitori di avere un chiaro quadro di riferimento o di intendere le reali capacità di crescita dell'azienda. Nella mia vita ho visto diversi titoli toppi, titoli stabili e soggetti a forti oscillazioni, ma raramente ne ho visto uno sopravvalutato come Alibaba, ha scritto su Forbes il giornalista irlandese Eamon Fingleton. L'esplosione del titolo, secondo molti, si deve alla sopravvalutazione dovuta a un'eccessiva euforia che ha comunque distorto le previsioni e forse ingannato gli investitori. Questo entusiasmo è reazionale, però non è nuovo. In passato ha preceduto l'esplosione della nota bolla tecnologica delle dot-com, sviluppatesi in seguito alla sopravvalutazione dei titoli e delle aziende della new economy e a causa del notevole surplus di fondi generati dai venture capitalist. Ora sta ad Alibaba far sì che la bolla non esploda, speculazione permettendo, e continuare a crescere, al di là del momento magico dovuto all'ottimismo degli investitori inebriati dalla novità e dalla fiducia in una crescita impetuosa della società. La prima al mondo per dimensioni di fatturato è in grado di scalzare dal podio colossi americani affermati come Amazon ed eBay. Nella sostanza però, l'aula del mistero che avvolge questo business e le incertezze sulla reale possibilità di controllare la società potrebbero tradursi in un bel guaio, tanto più ora che lo stupefacente collocamento è ancora sotto i riflettori.